Ciao, sono Carlo, benvenuti qui da noi, benvenuti nella mia cucina. Stasera vi faccio assaggiare uno strudel di verdure fantastico. Vai con la sigla! Per la ricetta di stasera utilizziamo il porro, carote, zucchine, formaggio piave DOP e spinaci Orogel. Io utilizzo questi già congelati perché sono facili da utilizzare e il risultato così è sicuramente garantito. Iniziamo con l'affettare sottilmente un po' di porro. Dopo il porro tagliamo a cubetti in maniera grossolana le carote. E poi le zucchine. Delle zucchine prendiamo solo la parte più esterna. Cerchiamo di eliminare il più possibile la parte quella bianca. Anche qui il taglio è un taglio grossolano, non è necessario che sia iper preciso, iper puntuale. Le mie ricette sono ricette di famiglia, sono cose che ho imparato e che ho mangiato negli anni. È la mia versione della cucina italiana. È qualcosa che da anni cerco di portare avanti. Non esiste per me una ricetta giusta e una sbagliata, è il proprio gusto che riesce a rendere unica la ricetta stessa. Olio a me piace sempre un po' abbondante perché dà sapore. Aspettiamo che l'olio si riscaldi. Poi mettiamo il porro a stufare. Ora iniziamo a mettere a soffriggere il porro. Lo facciamo andare. Lo facciamo andare allegramente. Uno spettacolo, un profumo unico. Il porro è veramente buono. Copriamo un minuto e poi aggiungiamo il resto. Dopo i porri, il turno delle carote. Lasciamo stufare per un altro minuto. E tra un minuto mettiamo le zucchine. Ed ora il momento delle zucchine. Guardate che bei colori, uno spettacolo. Abbassiamo un po' la fiamma e facciamo stufare per 2 minuti. Ed ora il momento degli spinaci. Io uso questi Orogel congelati già pronti. In questo modo la qualità del piatto è garantita. Incoperchiamo e lasciamo cuocere. È arrivato il momento di mettere il sale e una spruzzata di pepe. E siamo pronti. Perfetto, la cottura è terminata. Una volta pronto il ripieno, lo mettiamo in un contenitore, in una boule. E mettiamo il formaggio per insaporirlo e renderlo più ricco. Guardate, mischiamo insieme. Si sprigiona tutto un profumo incredibile da qua dentro. Dopodiché prepariamo i nostri strudel. Prendiamo della pasta sfoglia già pronta.
e diamo la forma allo strudel. Io consiglio di mettere la parte con la cucitura rivolta verso il basso. Questo è il primo. Questo è un piatto molto semplice, ma che io lo faccio alle feste quando devo portare qualcosa, al Natale, Capodanno, Pasqua, e riscuote sempre un notevole successo, semplice e gustoso. E come avete visto anche di facile preparazione. Chiudiamo anche questo. Anche questo lo arrotoliamo. Ci aiutiamo con la carta. Anche questo qui consiglio sempre di metterlo con la parte dove c'è la cucitura verso il basso. Una spennellata d'uovo. Qualche seme di papavero. Caduto il microfono, questi sono gli inconvenienti delle registrazioni, e ora siamo pronti a infornare. A 180 gradi per una ventina di minuti, ed ora è arrivato il tempo di tirar fuori dal forno il nostro strudel. Guardate che cosa bella. La forma non è proprio perfetta, ma essendo una cosa fatta a casa può anche non essere perfetta. Ricordatevi sempre che io vi porto nella mia cucina, vi faccio mangiare le cose mie, vi porto a casa mia.